spesso l'Umbria si crede in qualche modo protetta dall'invasione mafiosa. In realtà negli anni si è dimostrato esattamente il contrario. Per cui secondo me è importante che la formazione locale, non solo, tenga continuamente lo sguardo attento e non faccia percepire che il problema sia distante. L'Umbria dopo il terremoto ha avuto un'infiltrazione importantissima ed è sempre a rischio. Quindi è bene approfondire, è bene conoscere.